Magari invece che darmi un panino potresti anche darmi qualcos'altro. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi voglio iniziare il mio gioco preferito. Probabilmente dopo Assassin's Creed possiamo parlare veramente del mio gioco preferito, ovvero, come avete letto dal titolo, GTA 4. Io ragazzi ho un'ossessione per questo gioco, non chiedetemi perché, però veramente è un gioco che quando l'avevo per la Play 3 l'ho veramente ridotto in mille pezzi da quanto ci ho giocato e ce l'ho fatta trovarlo per PC, tra l'altro ce l'ho anche fatta fare il download digitale, quindi che bello. E niente, ve lo porterò sul canale, non farà tante views, non se lo inculerà nessuno, però questo gioco è parte di me e quindi al costo di fare zero views voglio veramente che questo gioco sia presente nel mio canale, ecco, mettiamolo sotto questo piano. Ma ora voi mi dovete spiegare perché cazzo si vede così. Ma che palle, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi, finalmente GTA 4. C'è anche Episodes from Liberty City, giustamente, perché è un pacchetto completo. E se mai quello ve lo porterò in un secondo momento. Comunque, ragazzi, banda alle ciance, niente mouse, niente tastiera. Gioco con questo controller pagato tipo 15 euro della Xbox. Magari senza morire. Piccolo rispetto al controller di PS5, quindi dovrò un po' farci l'abitudine però. L'importante è cominciare, magari non dalle opzioni, ma da inizia. Ecco, oh, ok, fantastico, perfetto. Mi hanno dissociato, fantastico. Mamma mia che ricordi ragazzi, che ricordi. Tra l'altro ho messo anche le impostazioni grafiche al massimo, proprio per vivere un'esperienza bella. Mamma mia quante volte l'ho sentito questo! Quante volte l'ho sentito? Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Oh, ragazzi, tra PS3 e PC c'è veramente tutta un'altra cosa, tutta un'altra sensazione, un'altra grafica. C'è anche il 60 fps qua, quindi sono veramente meravigliato. E qua siamo all'arrivo di Nico Bellic a Liberty City, che evito di dirvi che rappresenta New York perché sarebbe veramente una stronzata, a parte il fatto che è storia di merda, che l'avete anche visto dalla Statua della Libertà, o meglio la Statua della Spensieratezza, perché diciamo tutto è replicato in maniera ironica verso gli USA. Qua è il nostro Nico Bellic. E ne approfitto in questa lunga intro per dirvi perché GTA 4 è il mio gioco preferito. Allora, se lo collochiamo nell'epoca in cui è uscito, togliendo il fatto che io tipo mi è stato regalato proprio appena uscito, quindi ho avuto modo di gustarmelo tutto, è un gran bel gioco, ragazzi. Grafica, intelligenza artificiale, veramente fa dei passi da gigante rispetto ai giochi che stavano uscendo in quel periodo, ma soprattutto anche al suo predecessore. Diciamo che i fans accaniti di GTA vengono da un gioco come San Andreas, che bene o male, c'è un volume altissimo, che bene o male, stavo dicendo, offre un'esperienza di gioco abbastanza ampia, poiché in GTA San Andreas si poteva guidare il treno, avere il jetpack, guidare l'aereo, fare, devo ammetterlo, molte più cose rispetto a quelle che si possono fare in GTA 4. Però a partire dalla storia di comunque questo ragazzo, che si vede proprio una persona che da essere un poveraccio, come state vedendo adesso, si fa, cresce, diventa sempre di più, fino a che, penso voi conosciate già la storia. Oh, ecco qua Roman, che bello. Stavo dicendo, si vede proprio uno che va a vivere il sogno americano, uno che le passa di cotte, di crude, che passa da uno scantinato praticamente a una villa, da vestirsi male a vestirsi bene. Cosa che non ho avuto il modo pienamente di apprezzare GTA 5, perché insomma
i tre personaggi, che è una bella rivoluzione. Però a mio avviso non sono mai riuscito a GTA 5, nonostante l'abbia finito 8-9 volte, a focalizzarmi, a entrare dentro il personaggio. Non ce l'ho fatta a GTA 5, mentre a GTA 4, il personaggio 1, sono riuscito veramente a sentirmi a tratti Nico e a vivere l'esperienza. Oltre al fatto, vado a ripetere, della storia, la storia, ragazzi, è veramente incredibile. Ora qua vi spoilerò qualcosa: Roman che si va a sposare, nel finale A muore lui, nel finale B invece viene salvato, gli viene ammazzata la moglie, tante vicissitudini. E secondo me a livello di storia è la migliore in assoluto di GTA, proprio della saga. Qui ragazzi siamo a Brooklyn. Sto usando i comandi alla GTA 5, molto comodo ragazzi, mamma mia. Tanto ripeto, per PC ho migliorato anche le prestazioni grafiche, dato il PC con la scheda grafica che c'è dentro. E è veramente una cosa incredibile, molto molto migliore rispetto a quello che ho avuto modo di vedere con la PS3. Con la PS3 non c'erano questi dettagli, non c'era questa distanza di rendering. E anche se bene il motore grafico sia lo stesso, ragazzi, è tutta, ripeto, un'altra storia. Mi pare adesso, ragazzi, veramente di tornare indietro nel tempo giocando a questa cosa. È veramente... No, ragazzi... Piango! Questo è il primo appartamento di Roman. Anzi, scusate, di Nico. Roman lo dà a Nico. Infatti ha detto che la casa bella prima o poi arriverà. Infatti lo vedremo nel corso della storia, ragazzi, dove Nico arriverà. Tra l'altro, con queste cuffie, ragazzi, sto sentendo benissimo tutto quanto, anche la mia voce. E insomma, gli hanno offerta questa casa con gli scarafaggi, con tutta la merda in giro. E, ok, non è delle migliori, siamo d'accordo. Però ragazzi, non so, io ho proprio un senso di appartenenza a questo gioco che è incredibile. La mia PS3 purtroppo è defunta nel lontano 2015, proprio il giorno in cui ho deciso di venirmi incontro e dire: io non mi accendo più. E quindi l'unico modo, magari evitando di comprare una PS3 e ritrovare GTA 4 per la 3, ho direttamente preso su Steam il bundle con anche Episode from Liberty City, che è un signor gioco, ragazzi, è un signor gioco. Ecco, intanto va scatti, non è colpa del PC, o almeno voglio credere che non lo sia. Ragazzi, questi due cugini sono veramente... Mi fanno morire, veramente. I need it, yeah, sì. Ovviamente i dettagli nelle facce... Ho visto di meglio, soprattutto nei giochi usciti negli ultimi 3 anni. Nel 2008 si potevano pretendere dettagli, però fino a un certo punto. E devo dire che dai dettagli che sto vedendo, siamo su PC, quindi diciamo il gioco scorre meglio, è più potente. Per essere un gioco del 2008, ragazzi, va super super bene. Voglio però mettere chiara una cosa. Io non voglio assolutamente sminuire GTA 5, che non è il mio gioco preferito, non è il mio gioco della saga di GTA preferito, però comunque rimane un gioco tra i miei preferiti. E quindi non voglio assolutamente mettervi l'idea di
in testa che io odio GTA 5. Ho curato tutta la campagna, ho fatto uscire i video di GTA Online, quindi veramente non potete dire che io abbia schifo GTA 5. Ho solo detto che gli preferisco GTA 4, tutto qui, cioè non, è un'opinione personale. E stavo anche pensando addirittura di GTA 5 di portarvi tutta la campagna fatta su PS5. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, and the first left of the diner, go down one block, and right Sì, è vero, Roman ha un'impresa di taxi, quindi saremo una sorta di tassisti all'inizio. Taxi neri, Uber. È lo Uber di Liberty City, molto per poveri. Yes, Vlad. Sorry. Vlad. Vlad, ragazzi. Non voglio spoilerarvi cosa succede, tanto lo sapete già. Però vi dico che avremo da fare con lui un po' di cose. Oh, questa è la casa, il nostro primo rifugio. Adesso il gioco ci sta dando un po' di indicazioni che ovviamente chi non ha mai giocato questo gioco ha bisogno di sapere. Tipo che puoi saltare 6 ore dormendo sul divano. Abbiamo $25 nelle tasche. Più o meno ho passato momenti anch'io in cui mi sentivo così. Tipo prima di avere un lavoro. E ovviamente perché mi disconnettono sti bastardi? Farò il salvataggio automatico più tardi, ok? Allora, qua c'è la TV. LB. Io, ragazzi, io sono normosessuale, quindi uso la PS5. Quindi perdonate, ma devo capire quale sia LB. L1. Ok, ok, qua no, ragazzi, perché qua è segnato come la Play, ok. A parte questi tasti, qua è segnato come la Play. Ok, mi sono già rotto i coglioni, basta. Ok, allora. Bene, io direi che la prima missione, a dire la verità, è finita. Però io fuori di casa ci voglio andare, perché perdonatemi, ma ho bisogno di respirare un pochino con voi l'aria di questa Liberty City, di questa Brooklyn. E ho bisogno anche di mangiare un bel hot dog per strada, poiché io sono a dieta. Nico, ti chiedo gentilmente di prendere un hot dog per strada, di farlo per me, ok? Magari non per strada, in un ristorante, tanto con $25 in tasca almeno un panino te lo puoi permettere. Ok, sì, grazie per le informazioni, so come si corre, ti ringrazio tantissimo. Ce l'hai un panino, signora? Hi. It's my real pleasure to serve you. Ah, bene. Magari invece che darmi un panino potresti anche darmi qualcos'altro. Oh, però un dollaro per un hamburger così, ragazzi, manco al McDonald's ai tempi d'oro. Oh, bello. Possiamo fare a botte? No, 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 no. Questi comandi non mi tornano per un cazzo. Allora, comandi, dove cazzo siete? Controller. Io devo picchiare con R2. 5 years later. No, raga. Io non... Standard. Beh, non posso avere i comandi di GTA 5. Quindi niente, picchieremo le persone. Vabbè, sì, il sangue era un po' particolare. Ok, ok. Ah, oh, no, però il sangue è sullo schermo, che bello. Oh. Ma che cazzo. L'ho ammazzato. Spintonandolo è cascato per la prima volta ed è morto. Ok. Voglio rubare un veicolo. Con calma, Nico. Mamma mia, che bello, che bello. Beh, e la gente rimane in macchina come se niente fosse. Cioè, bellissimo, bellissimo. Sì, ok. Le collisioni, veramente tanta roba, ragazzi. Veramente tanta roba. Ovviamente lo sapete che se io mi azzardo anche minimamente, cioè anche se faccio passare per l'anticamera del mio cervello di attraversare a nuoto quel mare, finisco impallinato a merda.
cioè che neanche un terrorista ti impallina come verrà impallato Nico. Quindi per cambiare isola ci sarà da aspettare, a differenza di GTA 5 che tu hai tutta l'isola disponibile da subito, basta solo che tu l'esplori. E devo dirvi la verità, se proprio devo essere sincero, non lo biasimo affatto una cosa così che sblocchi parti di isola piano piano. Bene ragazzi, detto questo io chiudo qua il primo episodio, la prima missione di questo GTA 4, che comunque avrà tempo di rivelarsi quello che è. Un bacione a tutti ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.